sapessi costruire un dimensionatore, dove mi nasconderei? Entrambi, ci scommetto. Allora, alla prossima! Ehi, domanda a bruciapelo. Non è che per caso sapresti come si costruisce un dimensionatore, vero? Ratchet! Ratchet! Gary, la tua fama ti precede, bello. Devi rivolgerti agli archivi interdimensionali. Ti aiuterà la mia apprendista. Ma... siete sotto attacco? Come lo sai? Vado a controllare. Direi di essere ancora in grado di fermare un'invasione. Immagino che i due Nefarious stiano cercando un Lombax? Beh, sì. Per questo mi aspettavo il tuo arrivo. Buona fortuna, Ratchet. Quel palazzo oltre la città. Devono essere gli archivi. Un cecchino bot volante? È una novità? Non è stata certo colpa mia se il Lombax è scappato. Dovrei servire l'imperatore, ma i miei umili colleghi mi hanno messo di guardia al perimetro. Questo intero pianeta mi dà su. Se la smettesse di venire, io smetterei di spararvi! Yeah.
Un'altra città salvata. Ora pensiamo agli archivi. La di Gary si trova negli archivi. Va tutto bene? Hai preso una gran bella botta. Tu chi sei? Scusa, sai, hai un'aria familiare. Sono Ratchet. Sto cercando, credo che sia l'apprendista di Gay. Perché devo costruire un dimensionatore. Oh, mamma. Dubito di poterti aiutare ora che gli archivi stanno scappando via. Ora come torno lassù? Ah, sei tu l'apprendista. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Io non sono granché come spalla. Facciamo così. Se qualcosa dovesse andare storto, e non lo farà, allora ci separeremo, senza troppe domande. Soci? D'accordo. Soci. Per ora. Per poter raggiungere gli archivi, dobbiamo salvare i monaci dalle truppe di Nefarius. Ecco, questi overscarponi sono l'ideale per spostarci sulla mesa. Mi calzano a pennello. Cioè, a piedello. Devo accelerare per saltare da quel ponte. Arrivare agli archivi servirà l'aiuto dei monaci, gli accoliti di Gary. Dovremmo trovarli nei templi. Prima fermata, templi. Ehi, non mi hai ancora detto il tuo nome. Oh, io sono KT7461. Beh, è un piacere conoscerti. Esistono tre templi in questa zona: il Tempio della Montagna, il Tempio della Giungla e il Tempio della Spraterra. Una regione, beh, alquanto ostile. Uno potrebbe sgraffignare il manufatto che abbiamo rubato. Il manufatto non deve cadere nelle mani giuste!
Cosa c'è? Stai bene? Sì, scusa. Non mi trovavo coinvolta in uno scontro da molto tempo. Hanno trovato qui, Ron. Aspetta, quello è un santuario dei Lombax. E questa che cavolo è? Questa mattina ha riservato sorprese. Kaden è venuto da me. A quanto pare, il Consiglio ha apprezzato i miei studi su Savali e vuole espandere il progetto. Mappare ogni dimensione esistente. Sì, forse è impossibile. Ehi, tesoro! Wow, incredibile! Un fratello Lombax! Lo sai che non siamo parenti, vero? Certo che sì! Ci accomuna la sete di conoscenza! Guarda un po' qui! È un sacrario Lombax appartenente a un'altra era e contiene una sfera colma di sapere antico. Ma solo un Lombax può svelarne gli arcani segreti. Se mi porterai 3 Sferax, io ti darò in cambio una bella corazza che ho dissotterrato. Un sacrario Lombax? Beh, certo che ti aiuto! Galattico! Un'ultima cosa. I sacrari non si aprono se percepiscono la presenza di un pericolo, quindi cerca di liberare la zona. Aspetta un secondo, mi sa che ne hai già trovate a sufficienza. Oh. Una
infestano il settore. Grazie dell'avvertimento. Non c'è di che. Tempio della giungla. Oh, l'imperatore non ha rispetto per niente né nessuno. Diamogli una lezione. Ruggi! Devono essere qui per i prigionieri. Respingiamo di lei, imperatore! Non deve liberare i prigionieri. Per me è un grande onore scatenare la gloriosa fuga dell'imperatore. Prima su di te, ora su i monaci. Come oggi!
la luce! Tranquilli, vi tirerò fuori da lì. Sono chiusi in un altro campo di forza. Devo usare quel terminale per liberare i miei fratelli. Questo sistema è obsoleto e intricato. Mi servirà tempo per disattivare il campo di forza. Va pure con calma. Penso io a loro. Vale. Ce la farò. Oh, me lo dico da solo. Sorelle Regent, grazie. Resta solamente un tempio. Un altro tempio. Ne manca solo uno. Li troveremo, te lo prometto. Notizia buona, la mappatura procede a meraviglia. Notizia cattiva, non abbastanza, a quanto pare, perché Kaden mi ha chiesto di accelerare i tempi. Non so perché, ma sembrava stressato, quindi ho lasciato perdere. Accelerare i tempi, facile a dirsi. Almeno ho smesso di registrare. Un attimo, lo sto facendo anche adesso. Oh.
So che dovrei smettere di registrare rapporti, ma in quanto genio posso ritagliarmi qualche secondo di tanto in tanto. Dimensione 31X7, non dissimile dalla nostra, ma con creature pazzesche. Una imbracciava un'arma e roteava su se stessa, mentre l'altra se ne stava sulla sua spalla a commentare la situazione. Non so cosa avrei dato per fare due chiacchiere con loro. Ho capito come accelerare il processo di mappatura. Kaden potrebbe uccidermi, ma il punto è questo. Invece di usare leve e ingranaggi per attivare il dimensionatore, ho convertito il sistema in un casco a comando vocale. In fondo contano solo i risultati. E se Kaden dovesse fare storie, posso sempre lamentarmene qui. Sarebbe tutto più semplice se gli archivi fossero... insomma, se stessero fermi. Sarebbe comodo. In cambio di altre 4 Sferax, posso darti una protezione per il torace che si abbini alle gambe. Ho segnato sulla tua mappa il resto dei sacrali. Buona fortuna, fratello Lombax alla riscossa! Ora puoi proteggere anche il torace oltre alle gambe e lo puoi fare con stile. Ora ti manca solamente un degno copricapo. Se raccoglierai tutte le Sferax rimaste... ma li respingerà al mittente! Gli scudi sono noiosi! È una verità indiscutibile! Ma immagina uno scudo che può rispondere ai colpi! Ci sei? Ti piacerebbe? Sì? No? Ammira l'antivacuità! Premi il grilletto di fuoco a metà corsa per proteggerti e premi fino in fondo per scagliare una sventagliata! Ancora coraggio di pura delizia! Quindi basta non cadere. No problem. Sono stati costruiti per difendere il pianeta, ma i soldati di Nefarius li stanno usando contro i monaci. Non temere, li aiuteremo.
sembra completamente impossibile. Così. Qui non c'è altro da trovare. A parte. Io non ci credo. Hai dato un contributo fondamentale per preservare la storia dei Lombards. Io e i miei fratelli ti siamo grati. È stato un onore, fratello. Buona fortuna. Una fratello Lombards. Ti auguro salute, buone vibrazioni e tanta felicità. Mi raccomando. Ho passato fin troppo tempo negli archivi. Non sapevo che la frattura dimensionale fosse così seria. Una volta recuperati i progetti del dimensionatore, riporteremo tutto alla normalità. Vedrai. Andare. Buona idea. Ce la faccio. Queste prove sembrano vagamente... rischiose? Sono un sistema di difesa del tempio.
I suoi architetti erano molto protettivi. Direi. Devo raggiungere il terminale. Oh no! Un virus Z. Non posso accedere al terminale senza il rischio di infettarmi. Può occuparsene la mia amica Glitch. Fammi vedere. Cosa? Puoi farcela!
Sono felice che stiate bene, ma ci serve il vostro aiuto per raggiungere gli archivi. Oh, certo. Ci vediamo a Monacopoli. Vi spediremo a destinazione in grande stile. L'avete fatto! Oh, grazie per aver liberato i miei fratelli. Gary, ci serve aiuto per arrivare agli archivi. È urgente. Certamente. Fratelli, è ora di ungere qualche ruota dimensionale! Dopo di voi. L'accesso agli archivi richiede un salto della fede, Recet. Comincia a prendere lo slancio. Più veloce! Ok! Divertente! Nemmeno. Gli archivi sono alimentati da uno spiro motore. Se lo attivassimo potremmo riuscire a entrare. Ok. Scossa allo spiro motore! Lascia fuoco! Arrivare sul tetto. Viene alle grinfie dell'imperatore! L'imperatore ti ordina di obbedire e ti morire male. Siamo qui per i monaci, non metterti in mezzo. Sono così, come posso? Non passa!
L'imperatore. Per entrare, dobbiamo alimentare il generatore. Guarda, gli archivi sono aperti. È ora di entrare. Ah, bene. La mappa dimensionale è al sicuro. Conosco questi segni. Sono i Lombax. L'hanno costruito loro. Mio padre era il custode del dimensionatore. L'originale, intendo. Ha sempre lottato perché non finisse in mani sbagliate. Scusa, papà. E dimmi, ti mancano molto? Difficile che ti manchi qualcuno che non conosci. Ma sì, credo di sì. Ti capisco. Forse un giorno li troverai. Prima vediamo se possiamo costruire il dimensionatore. Possiamo? Sì. Ma la forgia che ce lo permetterà è quella della stazione di Kedaro, l'avamposto meglio difeso della galassia. Allora non perdiamo altro tempo. KT-74. Ratchet, penso che Kit sia il più bello. Kit, d'accordo. No! Dobbiamo andare! Dobbiamo salvare gli archivi! Non c'è tempo! È stato bello, Ratchet. Non sono granché come spalla. Certo, è stata dura, ma mi sono davvero divertito. Tu non riesci a capire. Non sei al sicuro se stai con me. Sono nata per essere un'arma. Per tenere la galassia dell'imperatore al sicuro. Una notte di pattuglia. Trovai un ribelle nella zona imperiale. E tentai di fermarlo. Io esisto solo per uccidere. È così. Sono qui per tenere al sicuro gli altri da me. Per questo non posso venire con te. Beh, questa missione è andata bene, no? Sì. Penso che sia così. E se non ricordo male, l'accordo era che se la missione non fosse stata un fiasco... Vuoi ancora fare squadra con me? Sei molto strano, Ratchet. Non sei la prima a dirmelo. Soci? Forse. Solo questa volta. Sì. Ci proverò. Grazie, Ratchet, per averci aiutati. Figurati. E ora andiamo alla stazione di Kedaro. Come stai, tesoro?
un'avventura! Oh, che emozione! Auguro a entrambi e buona fortuna alla stazione! Come sapeva? Me lo chiedo ogni volta.